prima di continuare con la visione di questo video, ti chiediamo di mettere un mi piace, cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e iscriverti al canale Spazio Mafia. In questo modo non ti perderai nessuno dei nostri futuri contenuti esclusivi e sarai sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il mondo della mafia. Il tuo supporto è fondamentale per continuare a portare avanti questo progetto. Grazie mille! Il microfono perché si è messo male. I tre piedi devi... Se vedo, chi è meglio? Sina Salvatore, fu Giovanni, nato il 16-11-1930, a Corleone, abito via Rua del Piano, numero 13. Coniugato. Con quattro figli. Militato. Non ho completato gli studi elementari. Sì. Cioè addirittura così. Presidente. Stato a Termine Merese, ho preso la guida. Già, diciamo con concessione, e già condannato. Intende rispondere all'interrogatorio? Sì, devo rispondere. Avvertito dalla facoltà di astenersi da rispondere all'interrogatorio, non intende avvalendo di tale facoltà. Lei è imputato in concorso con Greco Giuseppe, Greco Michele, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe e Matteo Antonio Francesco, degli omicidi. Sì. Nonché di Ventimiglia Antonio, degli omicidi. No, in persona di Impastato Luigi, commesso in Palermo la sera del 22 settembre 1981 nei pressi della clinica Macchiarella, in persona di Badalamenti Salvatore, commesso in Cinisi il 19 novembre 1982, di Badalamenti Natale, commesso in Carini, precisamente all'interno dell'ospedale, il 21 novembre 1983, e di Badalamenti Agostino, commesso in Germania il 20 febbraio 1984. Per quest'ultimo delitto è chiamato a rispondere appunto anche il Ventimiglia Antonio a titolo di esecutore materiale. Lei e tutti gli altri chiamati a rispondere perché nel congegno dell'accusa componenti dell'organismo di governo dell'associazione criminosa denominata Cosa Nostra, organismo di governo chiamato commissione, a cui si farebbero risalire le deliberazioni di questi omicidi. Ci vuole rispondere. Signor Presidente, sta accuse chi le fa? Specifiche, non specifiche, siamo sempre lì. A chi devo rispondere? A lei, lo so, ma a che cosa? Non so, cioè dobbiamo partire sempre dal punto di vista dei pentiti. Sì. Perché... L'accusa sfrutta le dichiarazioni di Caltanone Antonino, Buscetta Tommaso, Contorno Salvatore, Marino Mannoia Francesco, Tocca Gennaro, Gasperini Francesco, Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese. Va bene, signor Presidente, così abbiamo un po' il quadro. Della situazione, chi è l'accusa. Lo vogliamo riassumere il suo schema difensivo. Quindi io... Voleva cominciare come primo, magari, per dire che l'altro giorno l'ho dimenticato. Noi abbiamo un Marsala, ho detto, che mi accusa
di certi omicidi o di certe cose, o che ho fatto la riunione in campagna lui, da lui, che poi andando, scingendo, quando l'avvocato Freccia gli domanda l'altezza, veniamo a trovare che io con questo ci ho mangiato, ci sono stato nella sua campagna, abbiamo parlato assieme, poi abbiamo trovato che Irina Salvatore non era stato nella campagna, perché lui dice che io sono circa di altezza quanto è lui, e invece poi risulta che io sono 1,60 m. Tanto uno c'è bisogno che si alza. No, no, per far vedere anche alla corte, perché la corte non c'è stata, capisco che è un'altra corte, questa non è la corte della Ciavotta, signor Presidente. Però l'altezza sua è documentata. L'altezza mia è documentata, e quindi come vedi, cioè abbiamo trovato che questo diceva delle bugiarderie, diceva, eppure, signor Presidente, se l'avvocato non porta un documento, se l'avvocato non ci fa la domanda specifica, in Massala è creduto, io ho mangiato con Massala, io sono stato nella campagna di Massala, io ho fatto... Andiamo avanti. Sì, passiamo ad altro. Signor Presidente, vado avanti perché devo andare anche da Marino Mannoia pure, per esempio. Marino Mannoia, leggo nel giornale, lì a Roma. Il giornale non lo c'è. A Roma. Che ha letto atti processuali è un conto. Io lo voglio citare, signor Presidente, poi lei le può verificare, lei con la Corte, io dico quello che leggo, poi nel giornale può essere pure che sono frantone, non sono fatti bene, che si accusa di 25 omicidi e guarda caso che dice pure, nella stessa occasione, l'unico pentito che dice, Gina Salvatore a me mi ha dato il mandato di seguire al dottore Caponetto, lo leggo nel giornale, se è vero non è vero. Sì, signore, spieghiamo appunto. Ha dichiarato, signor dottoressa, io come vedo, leggo nel giornale, io le cose del giornale, e dice, finalmente c'è un pentito che dice che io gli ho dato un compito di seguire al dottore Caponetto perché dobbiamo fare uccidere a Caponetto. Ma mi dico un poco, signor Presidente, in Mannoia per 3 anni, che fa il pentito, 3 anni che fa il collaboratore della giustizia, 3 anni che collabora, e guarda caso per 3 anni, una cosa così accadente, una cosa così grossa, che ha un mandato di seguire al dottor Caponetto, non ne parla mai, ne parla dopo che si accusa 25 omicidi. No, ora ne sta parlando. Il discorso dei 25 omicidi spunta in America. Della sua attività di Marino Mannoia per pedinare Caponetto, e ha parlato prima in Italia. Non l'ho sentito mai, signor Presidente, glielo giuro sui miei figlioli, io la prima volta che l'ho sentito, io giuro sui figlioli, la prima volta che l'ho sentito è ora. Ora, venga a dire, se questo, lui ha avuto questo compito, dobbiamo vedere se questo era libero, se era fuori, che tempestato, se andava a tribunale, se era, insomma, signor Presidente, nei pressi del Palazzo di Giustizia. E cerchiamo di chiarire, perché se queste pentite non portano riscontri, è bene facile a dire, Irina, ci dette il mandato. Ma dove ce lo dette questo mandato? Signor Presidente, e parlando di questo, parlo poi di Mutolo. È Mutolo che è stato in cella con me, non si è visto più, e Mutolo mi accusa di queste cose, sono tutte frantone, sono tutte delle fesserie, sono delle cose che non esistono, perché io, signor Presidente, l'altro giorno, se non ho capito male, ho sentito dire che lei con la Corte dovete forse recare in America, ma in America c'è, mi pare, in carcere Badalamenti, questi sono parenti di Badalamenti, perché non domandiamo a Badalamenti se mi conosci, se ha avuto mai contrasti con me, se... Non lo sa Palermo? Sì, signor dottoressa, mi pare giusto. Se ha avuto contrasti con me, se mi conosce, se queste sue parenti abbiano potuto fare delle manichelle e sono state uccise per altri motivi lì nel suo paese, cerchiamo di approfondire. Signor Presidente, Sina non ha motivi di tutte queste cose. L'imputato non può insegnare il mestiere a tutti. Ma io non insegno il mestiere. Un modo di difendere. Ma io non insegno il mestiere. Ma l'imputato non può dire ai giudici, ai pubblici ministeri quelli che devono fare e che hanno fatto. Ma è giusto per che cercare si cita, è giusto, se, signor Pubblico Ministro, è giusto che si cita, è giusto che si approfondiscono queste cose, perché a me pentite mi accusano, ma è giusto che cerchiamo chi le riscontri dei pentiti. Signor Pubblico Ministro, io non insegno niente a nessuno, abbia a insegnare cose a me. Andiamo avanti. Signor Presidente, andiamo avanti. Con Mutolo abbiamo finito.
Con Mutolo, signor Presidente, Mutolo. Motta, Gasperini e... Mutolo. Totta, Totta Gennaro, e Gasperini Francesco li conosce? No, no, non lo conosco. Totta non... Sarebbe, come ha detto qua? Totta Gennaro. No, non conosco. Desidero io, signor Presidente, che queste pentite vengano esaminate bene. E per esempio, l'altro giorno abbiamo un po' con sabbattuto, pure col pubblico ministero, che mi pare che è qua presente, il discorso di Giuseppe Marchesi. Signor Presidente, io lo devo sbattere a serio perché c'è un'altra corte qua che si... Il Giuseppe Marchese, che dice che mi conosce, che dice che mi viene a trovare a casa nel San Giuseppe Ato... Se... Lei non lo conosce, vede da 14 anni. No, signor Presidente, dice pure che veniva a trovarmi nella villa a Palermo. Ma è possibile mai che queste due case, due posti dove noi possiamo veramente verificare se questo dice verità o dice farfanteria, perché dice che veniva con mio cognato e un suo fratello. Quindi, signor Presidente, questi sono i pentiti, ci ho provato così, ma vediamo se magari ne impara una casa. Certamente uno che va a una casa, signor Presidente, va a una villa e non se la scorda la villa, non si scorda la strada, non si scorda la casa. Ma come la verità, signor Presidente, è quello che loro dicono tutte frantoni, cioè si tengono per mano quello che dice uno, dicono tutti gli altri, e seguono e fanno forza. Però non basta fare forza, o poi si dice, ma l'ha detto più di un pentito, e più di un pentito sono prove. Signor Presidente, le prove sono tutte altre cose. Per condannare un padre di famiglia ci vanno tante altre scontri, altre cose. Io non è che sono qua per lesionare, perché io dissi che sono pure un condannato, come vedi non ci sono problemi, però è giusto per un senso di coscienza, per un senso che ognuno dica la sua verità, perché i pentiti che cosa dicono? Dicono che ottengono le sue benefici, come abbiamo detto l'altro giorno, di queste premialità, soldi, ville, cose, ci viene facile. Le ville le sta aggiungendo lei? Forse le aggiungo pure io, perché magari me lo sonno, perché mi parlano che di villa, e io penso sempre villa, signor Presidente, quindi può essere che, mi scusa se le aggiungo pure io. Comunque, si parla che hanno tutte queste facoltative cose, e si accusa il Salvatore Sina per tutte queste cose, però Salvatore Sina debbono portargli le riscontre, signor Presidente. Vabbè, perché io no, io gli dico che mi sento, se lei si ricorda, quando tutte i pentite d'Italia accusavano a Tortora, poi a Tortora è risultato innocente. Oggi tutti i pentiti d'Italia accusano Salvatore Sina, e Salvatore Sina può essere che è pure innocente come era Tortora. Non è detto come dicono loro, perché loro invece debbono dire: ci siamo seduti, ci siamo visti, c'era presente Tizio, c'era presente Caio. Qua invece, signor Presidente, Sina è il parafulmine di tutte i pentite italiane. Va bene. E questo io... Va bene. Mi protesto innocente, verbalizzazione riassuntiva. Mi protesto innocente. Non conosco alcuna delle persone che, come mi si riferisce, rivolgono le accuse contro di me. Nessuno dei suoi coimputati conosce, è vero? Cosa? Non conosce nessuno dei suoi coimputati conosce, è vero? Cosa? Non conosce nessuno dei suoi imputati, ha solo sentito menzionare Brusca Bernardi, Provenzano Bernardi. Così come non conosco alcuno dei miei coimputati. A eccezione di Provenzano Bernardo, che ho sentito menzionare in quanto mio compaesano, ma non l'ho mai visto. Con Mutolo sono soltanto stato in cella assieme. Sono stato soltanto assieme in cella detenuto per un certo periodo. Non l'ho visto più dal giorno che è uscito, signor Presidente.
pubblico ministero, ci sono domande? Certo. Si accomoda. Una domanda di carattere generale. Vorrei sapere dall'imputato se è a conoscenza che vi sono state nei suoi confronti due sentenze ormai definitive. La prima, quella della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, 10 dicembre 1990, confermata dalla Corte di Cassazione il 30 gennaio 92, con la quale è stato condannato alla pena dell'ergastolo per gli omicidi di Bontà De Stefano, Inserillo Salvatore, Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Federico Salvatore, Federico Angelo, Marchese Pietro e per il tentato omicidio di Contorno Salvatore, nonché per i reati di detenzione e spaccio di ingenti quantità di stupefacenti. Questa è la prima sentenza. La seconda sentenza è della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, 14 febbraio 1992, confermata dalla Corte di Cassazione il 14 novembre 1992, con la quale Riina è stato condannato ad altro ergastolo per l'omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile e per il tentato omicidio della moglie dello stesso capitano dei Carabinieri. Vorrei sapere, la domanda è questa, è a conoscenza di questa sentenza? Sì, perché l'ho avuto comunicato lì a Roma, già ho... Va bene. Presidente, ancora una volta abbiamo assistito a dichiarazioni dell'imputato che travalicano quello che è il normale e direi tollerabile esercizio del diritto di difesa. Il mio collega ha appena finito di ricordare che l'imputato in questo processo ha lo status, direi, passeggero di imputato, ma il suo status definitivo, cioè irrevocabile, è quello di condannato. Condannato all'ergastolo. L'ho detto pure io, l'ho detto pure io che io sono un condannato. Non interrompa. Io non l'ho interrotta. Gradirei che lei non interrompesse me. Condannato all'ergastolo per numerosi omicidi, per traffico di stupefacenti, per reati associativi. Ancora una volta abbiamo assistito a una linea difensiva dell'imputato che cerca di minare la credibilità della principale fonte di accusa a suo carico, e cioè le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Vogliamo passare alle domande? No, Presidente, questa è una richiesta di trasmissione di atti. Non ho più... Vabbè, pensavo che... Sta illustrando una richiesta, ho capito. Va bene, non me ne ero reso conto. Mi scusi. L'imputato quindi ancora una volta ha ripetuto, e l'abbiamo sentito, che i pentiti vanno a braccio, che i pentiti dicono le cose che dicono contro di lui sol perché debbono avere, richiedono e ottengono benefici di natura patrimoniale, le ville, le case. Cioè dice che avrebbero fatto accuse calunniose contro di lui in cambio di benefici sia sul piano processuale che sul piano monetario. Inoltre ha ancora detto, o alluso, che tali comportamenti sarebbero ispirati da chi li gestisce. Questo l'abbiamo sentito nelle scorse udienze, questo è il concetto oggi ancora espresso. Dunque egli dice che le persone che hanno in gestione i pentiti, per i collaboratori, per motivi di sicurezza, di protezione, in verità gestiscono, e in questa frase, nel contesto generale del discorso dell'imputato, vi è una certa connotazione negativa, in verità sarebbero manipolati. I collaboratori di giustizia sono soltanto interrogati dall'autorità giudiziaria, e se sono anche imputati di reato connesso, vengono interrogati con tutte le garanzie che il codice prevede, cioè alla presenza anche del loro difensore di fiducia. Quindi la garanzia sulle dichiarazioni è assoluta, così come è assoluta la garanzia della professionalità con la quale i numerosissimi, puntuali, precisi riscontri rinvenuti e faticosamente cercati a queste dichiarazioni e che sono negli atti del processo. Presidente, l'ho già detto prima, l'imputato non può insegnare il lavoro a nessuno, non può indicare
In quale modo devono essere interrogati i collaboratori o i testi? Non può indicare che cosa è il riscontro oggettivo, non può indicare che cosa è prova. Forse ciò attiene alla difesa tecnica e sarebbe meglio che lo facesse il difensore dell'imputato e non direttamente l'imputato, dimenticando anche nelle sue affermazioni che il pubblico ministero non ha il dovere di portare a lui personalmente, così come ha chiesto, il riscontro e la dichiarazione. Il pubblico ministero ha il dovere, e questo farà, come ha sempre fatto, di portare alla Corte le prove, se ci riuscirà, per fare riconoscere la colpevolezza dell'imputato. Se non ci riuscirà, l'imputato sarà riconosciuto non colpevole. Ma di fronte a queste reiterate affermazioni dell'imputato, l'ufficio del pubblico ministero ritiene necessario verificare nell'ambito del suo potere e dovere istituzionale se le dichiarazioni del RIINA non siano andate oltre il normale e legittimo esercizio del diritto di difesa e non siano piuttosto tali da configurare il reato di calunnia nei confronti di quei funzionari dello Stato, perché sono funzionari dello Stato, seppure non nominativamente indicati, che si prendono cura dal punto di vista della sicurezza dei collaboratori di giustizia. E a questo punto bisogna fare presente soltanto, oltre a quanto già detto, cioè che l'imputato in altri processi è stato condannato per gravissimi reati e in via definitiva, che nell'ambito di questi processi i vari giudici di merito e di legittimità hanno ritenuto, sulla base di precisi riscontri di fatto, la piena attendibilità delle accuse dei pentiti Buscetta, Contorno, Marsala, Marino Mannoia, Calderone e altri, che l'imputato dichiara di non conoscere, ma che invece lo accusano di essere il capo dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e il mandante di decine di omicidi. E che dopo tali sentenze, numerosi altri appartenenti all'organizzazione mafiosa, che pure potranno essere sentiti in questo processo, e alcuni sono già stati sentiti, cioè Mutolo, Marchese, Drago, Messina, Di Maggio, hanno confermato e precisato le accuse contro il RIINA e gli altri appartenenti all'organismo di vertice di Cosa Nostra. E quindi che l'accusa di gestione scorretta dei pentiti ha costituito l'argomento fondamentale delle tesi difensive sin dal primo momento, e cioè fin dal tempo delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, ma a sostegno di tale argomento non è mai stato dedotto un fatto specifico. Mentre invece molti dei familiari dei pentiti e alcuni degli stessi collaboratori sono stati uccisi ferocemente. Quindi ribadisco la richiesta di trasmissione di copia del verbale odierno delle dichiarazioni dell'imputato al mio ufficio. Grazie. Il pubblico ministero, preliminarmente, chiede che venga trasmessa al suo ufficio copia del verbale di dibattimento, atteso che del contenuto delle dichiarazioni rese oggi dall'imputato si ricavano accuse calunniose nei confronti dei funzionari preposti alla sicurezza dei collaboratori di giustizia, i quali, secondo l'imputato medesimo, non si sarebbero fatti scrupolo di pilotare in senso accusatorio.
le affermazioni e le dichiarazioni dei collaboratori medesimi. Deve fare altre domande, pubblico ministero. Presidente, io devo fare una richiesta di acquisizione atti, cioè chiedo che sia acquisito questo, a sostegno di quanto della domanda precedentemente posta, il provvedimento di unificazione di pene concorrenti con richiesta di applicazione di pena accessoria, provvedimento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello in sede del 10 febbraio 93, e contestualmente all'acquisizione di questo provvedimento di unificazione di pena, le copie delle sentenze citate nel provvedimento. Ma non sono in atti già. No, Presidente. Formava l'oggetto della sua precedente richiesta. Non credo che certamente quella per l'omicidio del capitano Basile non si dovrebbe trovare. Quella del capitano Basile no. Esatto. Quella della Cassazione sì, ma comunque così formalmente, siccome il provvedimento di unificazione parla di entrambe le sentenze, chiedo che ne venga acquisita la copia. Va bene. Il pubblico ministero chiede altresì che sia acquisito il provvedimento di unificazione delle pene. Recentemente emesso dalla locale PG, 10 febbraio, parentesi 10 febbraio 1993, nei confronti del RINA, il 10 febbraio 1993, nei confronti e delle sentenze dello stesso menzionato. Presidente, io avrei bisogno di dire la parola, il suo permesso. Avete finito? Per adesso sì, Presidente. Va bene, dica. Io è vero che sono stato condannato all'ingastolo in primo processo al Marchese 1. Ma è pure vero che ho fatto il Marchese III, il Marchese III col presidente Prince Valli, dove era imputato per parecchi omicidi. Non erano parecchi. No, non mi ricordo, non credo, io non saprei, ma ci devono essere più di uno, doveva essere. Non insisto perché non ho... Erano due. Ecco, la ringrazio perché le carte non l'ho letta e quindi non ho manco... E se le carte non le ha lette, come fa a saperle? Cioè per i giornali e telegiornali. Ah, io le ho detto che i giornali le deve lasciare. Quindi, signor Presidente, in quel processo io sono stato... Le sentenze ci sono, non si discutono. No, voglio rispondere anche al pubblico ministero. In quel processo io sono stato assolto per l'omicidio, per cupola, per associazione. Era imputato dalle stesse pentite, signor Presidente, le stesse pentite mi accusavano, escluso queste dell'urtebe di mutolo, cioè mi accusava... Quello che lei dice non è del tutto esatto, la Corte non si può pronunziare al riguardo. Signor Presidente, ma mi scusa, dico, c'erano le pentite, i pentiti, cioè Buscetta, credo che... Contorno, senta, lei, che mi accusavano, lei, dico, io sono stato assolto in quel processo di tutte le cose, questo voglio dire, finanche della cupola, signor Presidente. Prego, prego. Signor Presidente, se permette, proprio per precisare la vicenda, quindi, innanzitutto è giusto che lo precisi il pubblico ministero. Innanzitutto io chiedo che la Corte voglia acquisire quella sentenza di cui parla l'imputato, perché non l'abbiamo. Per dimostrare, signori della Corte, che l'imputato in quel processo di cui sta parlando è stato sì assolto da alcuni omicidi. Si trattava di quei cosiddetti omicidi della strage di Bagheria e vi è stato assolto non perché non è stata riconosciuta la responsabilità della commissione di Cosa Nostra per quegli omicidi, bensì soltanto perché, e questo lo leggeremo nella sentenza, bensì soltanto perché la Corte non ha ritenuto sufficientemente provata la circostanza che quella strage di Bagheria fosse da inserire nella cosiddetta guerra di mafia. Però nella medesima sentenza è detto con chiarezza che permane la responsabilità della commissione di Cosa Nostra per tutti i delitti della guerra di mafia. Per quello lo assolve perché dice non è delitto di guerra di mafia.
Tutto qua. È per questo che io chiedo l'acquisizione agli atti di questo processo di quella sentenza. Grazie. Ma signor Procuratore, il pubblico ministero chiede al CSI che venga acquisita agli atti di questo processo. La sentenza di primo grado solo. No, è definitiva, signor Presidente. È passato tutta ha fatto l'appello, ha fatto la Cassazione. Lo sappiamo. Si sta parlando della sentenza alla quale l'imputato è stato assolto, che è quella di primo grado, che poi è stata annullata, se non ricordo, la sentenza d'appello è stata annullata ed è tornata in sede di rinvio, forse della Corte. Signor Presidente, quella sentenza io sono stato assolto per anche in Cassazione. Va bene, acquisiamo quella che chiede l'imputato, non ho difficoltà. Ho fatto l'appello con il presidente D'Antone, ho fatto la Cassazione e sono stato assolto di tutte le cose, fino anche dell'associazione. Era il capolista, quella non me lo ricordo. Era Elvis Abdella Zitafi Alai Mognazzi. Alai Mognazzi è il compagno. Questo processo, quindi la sentenza. La sentenza è di primo grado o tutta? Allora, la sentenza di primo grado. Il processo Alai Mognazzi e C con le date delle relative annotazioni delle successive statuizioni. Alai Mognazzi e C. La difesa, i difensori devono osservare qualcosa. Avvocato Filecci. Su questa produzione sollecitata dal pubblico ministero non lo osserva, è vero? La difesa non lo osserva, la Corte ammette la produzione. Anzi, la Corte dispone l'acquisizione delle decisioni sopra menzionate. Avvocato Filecce, domanda lei? Nessuna domanda. Potete riaccompagnarmi. La richiesta di trasmissione atti abbiamo deciso e dispone altresì trasmettersi al PM copia dell'interrogatorio reso dall'imputato Reina all'odierno udienza. Il Presidente comunica che è pervenuta notizia dall'Interpol circa la posizione processuale dell'imputato Ventimiglia Antonio presso l'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania in ordine ai fatti che gli sono contestati pure nel presente procedimento. Risulta appunto che in quel paese non ha avuto ancora luogo alcun dibattimento per il caso in questione.
Oh, a proposito, devo dire che nella lista del pubblico ministero sono indicati dei testi che sono stati sentiti appunto in Germania per rogatoria. I testi sono stati sentiti, diciamo, sulle modalità esecutive dell'omicidio di Badalamenti Agostino. Ma siccome lì oltretutto ci sono parenti di Badalamenti Agostino, la Corte ritiene utile il loro esame per tutto il contesto processuale. Quindi sarà rivolta commissione rogatoria a quell'autorità giudiziaria per l'espletamento di questa attività di acquisizione di prove. Ovviamente lo verbalizziamo questo? Sì, sì, succintamente, però lo riassuma. La Corte, poi mettiamo, la Corte delega il Presidente e il giudice relatore per l'espletamento di tale attività istruttoria. Qui invece in Italia ci sono da sentire oltre ad alcuni verbalizzanti e ai collaboratori che sono stati indicati nelle precedenti udienze dal pubblico ministero, ci sono da sentire alcuni congiunti delle altre vittime. Una partita. Quindi questa istruzione dibattimentale in sede inizierà la prossima udienza, che è prevista per il 22 marzo. Finito? Sì. Allora, la delega della Corte l'ha verbalizzata? Sì. Il Presidente, sull'accordo delle parti. Presidente, ha detto 22 marzo. Sì, assieme all'altro. Ma per l'altro processo non c'è istruzione. Siamo sempre in attesa della risposta americana. Allora, scriviamo pure il 22. Presidente. Sì. Allora, il Presidente, con quanto le parti, rinvia l'udienza il 22 marzo. Rinvia il processo. La prosecuzione del dibattimento, l'udienza il 22 marzo 1993, ore 10. Disponendo la licitazione degli imputati detenuti. La ritraduzione degli imputati detenuti. Non c'è bisogno, la faccio io, facciamo cancellare. Udienza è tolta.